Questa mattina in tutta Italia, riproponendo quanto avvenuto a Roma a cura del signor comandante generale dell'arma, viene presentato il calendario storico dell'arma dei carabinieri. Il tema che è stato in qualche modo interpretato sia dal maestro Carlo Lucarelli nei suoi racconti e sia del maestro Chia, che è un transavanguardista, diciamo, che si è dedicato a illustrare le tavole dei mesi, la copertina e la pagina centrale, è il regolamento generale dell'arma dei carabinieri, la nostra norma suprema di riferimento, una norma che, come potete capire, ha ormai 200 anni, è stata costantemente aggiornata e in qualche modo ispira l'agire di tutti noi carabinieri nella vita pubblica, istituzionale e nella vita privata, a conferma di una, direi, caratteristica della nostra istituzione, cioè il forte addentellato etico del nostro agire in tutti i contesti. Che cosa rappresenta per voi questo calendario? Questo calendario è un oggetto iconografico, direi, per tutti i carabinieri. È diventato anche un modo con il quale i militari desiderano accompagnare l'anno che va ad approssimarsi e vogliono anche in qualche modo testimoniare a tutti coloro che ci sono vicini il nostro affetto, ed è diventato anche una forma di, come dire, di omaggio che i carabinieri, grazie al prezzo contenuto di questa opera, nonostante il suo elevato valore artistico, direi, e culturale, desiderano in qualche modo fare ai cittadini. Ha una tiratura di oltre 1.200.000 copie, è realizzato per oltre 16.000 copie anche in 9 lingue straniere e in lingua sarda, e diciamo è sempre stato pubblicato dagli anni 20 in avanti, con una brevissima pausa post-bellica dal 1945 al 1949. Questo calendario ci rappresenta, così come tante altre cose, in maniera fortissima. Ecco, il messaggio che c'è anche nell'immagine principale è un carabinieri in mezzo alla gente. Sì, il rapporto con la società è un po' il filo conduttore insieme ai riferimenti al regolamento generale. Ed in effetti nel rapporto tra i carabinieri e i cittadini si fonda assolutamente, direi, la cifra distintiva della nostra amministrazione. E su questo rapporto bionivoco che l'arma ha costruito e costruisce tutti i giorni la propria storia. Una storia che, come ben sapete, ormai è ultrasecolare.